Avvio timido dei padroni di casa che in pochi minuti si scrollano di dosso l'emozione iniziale e prendono in mano il pallino del gioco ed in 20 minuti provano ad alzare la voce. La prima conclusione all'undicesimo opera di Sarli, distanza considerevole ma affatto timido il tiro teso e potente, sebbene fuori bersaglio. Al sedicesimo ancora Notaresco, stavolta il sinistro di Scipioni a cercare Grauberg che viene fermato in angolo sotto misura. 27esimo, c'è un suggerimento in profondità per Sarli che controlla bene ma subisce l'ottimo ritorno assolutamente provvidenziale di Sisca che sventa il pericolo. Scatta l'allarme per i campani che provano ad aumentare la gamba per limitare le incursioni rosso-blu. E così alla mezz'ora il primo acuto verde-oro. Capitan Ricciardi da calcio franco, poco sopra la traversa, ma nulla di più. Finale di tempo con ritorno della formazione di Tiziano Di Patre, che così impegna Palombo dagli sviluppi del calcio di punizione. Ripresa che si apre con gli stessi 22 di inizio contesa. I campani sembrano più mobili, ma gli abruzzesi non sono affatto da meno. E così tra il 13esimo e il 14esimo la svolta della gara. Prima il calcio d'angolo verde-oro. Shiba cala tutto il suo istinto per impedire il vantaggio degli ospiti, il tempo di riprendere il gioco e la regola implacabile del gol mangiato, gol subito, non lascia scampo ai campani. Manovra rapida e finalizzazione di Gelsi in diagonale da manuale, impeccabile, l'1-0. Perrotti corre ai ripari inserendo prima Vittorio Esposito e poi Sacco, ma è sempre il San Nicolò Notaresco sugli scudi che legittima il vantaggio. Minuto di fuoco è quello numero 28. Prima il neoentrato Badai che bacia pieno la traversa e poi il tiro a giro di Scipioni che va in out di un soffio. Applausi a scena aperta al Savini. Al 31esimo sui piedi di Ricamato il tentativo di furore matese che però è fuori specchio. Poi messe di cambi su entrambi i fronti, squadre in riserva, tutt'altro. Il finale di gara infuocato ed emozionante al 90esimo, fuga di Blando, placcaggio di Setola e Campani in 10, 7 di recupero sebbene siano stati dichiarati 5 in cui le squadre perdono le distanze, l'ultimo disperato tentativo di Luccardi, lo slancio di Reni, di Shiba, sono la ricevuta per l'incasso dei 3 punti per la banda di Tiziano De Patre. Allora mister, complimenti innanzitutto per la vittoria, poi devo dire per quanto riguarda la gara, primi 5 minuti un po' emozionati. Poi siete usciti bene, a mio parere, anche con trame di gioco che erano impensabili, visto che questa squadra insomma, è stata costruita in fretta ed in furia. Mettiamoci l'ingrediente del pubblico, la grande generosità messa in campo, soprattutto nella ripresa. Questi sono quello che hanno fatto la vittoria del Notaresco oggi. Non so se lei è d'accordo. Sì, sì, sono d'accordo con lei, è giusto. Quello che lei ha detto, ripeto, non era facile, era impensabile, soprattutto 15-20 giorni fa, perché siamo ripartiti da zero. Devo fare complimenti veramente a questi ragazzi che hanno qualità, alla società, i nostri tifosi che oggi alle 14.55 noi avevamo già vinto la partita, quando ho visto tutta questa gente allo stadio, tutto questo entusiasmo. Avevamo già avuto un successo da questo punto di vista. Poi c'è stata una buonissima prestazione con i 3 punti meritati, quindi tutto, sono felice per i ragazzi, soprattutto sono felice per i nostri tifosi e sono poi felice per il presidente, la nuova società, il direttore che in questo mese hanno lavorato tantissimo, come hanno fatto tutti i ragazzi, tutti quanti noi. È una buona base che a mio parere, se puntellata giustamente, può dare tante soddisfazioni. Sì, è assolutamente così, dobbiamo puntellarla. Arriveranno altri giocatori in tutti i reparti,
difesa, centrocampo, attacco per completare l'organico, però siamo, diciamo, siamo contenti per quello che abbiamo fatto fino adesso. Rinnovo di nuovo i complimenti ai ragazzi, perché a parte la prestazione e la vittoria, già dal primo giorno ho visto un gruppo sano, serio, che ha grande entusiasmo. Quanto c'è di Tiziano De Patre, nonostante pochi giorni, in quello che si è visto oggi? Bueno, l'allenatore cerca sempre di dare delle idee, però, come dice un mio amico, per cantare ci vuole la voce. E quindi noi abbiamo, secondo me, ragazzi di qualità, abbiamo pescato anche degli under importanti, e non era facile, perché partire in ritardo e trovare degli under importanti è difficile, però la società è riuscita anche in questo, e quindi adesso dobbiamo puntellare la squadra, stare coi piedi per terra, non abbiamo fatto nulla, continuare a lavorare sempre di più, perché noi manchiamo in esperienza, siamo una squadra giovanissima, se avete visto l'età, la difesa 2003, 2000, 2001, 2004, è entrato 2004, quindi però noi, ripeto, abbiamo ragazzi di qualità e ci lavoreremo e speriamo di toglierci tutti assieme tante soddisfazioni. Allora mister, una gara dura, una gara emozionante dalla quale comunque siete usciti battuti, eppure avevate cominciato bene, insomma 10 minuti che sembravano far sperare. Sì, sì, io credo che la partita era questa, visto che comunque il campo non era in perfette condizioni, quindi era una battaglia giocare qua in questo campo. Io credo che per prima del gol, bene o male, la partita era molto equilibrata, e potevamo far gol noi come potevano far gol loro. Poi è uscito fuori il gol loro, è chiaro che poi da lì la partita è cambiata. Abbiamo cercato di fare qualcosa in più, inserendo qualche giocatore più offensivo, ma è normale che a quel punto la squadra si era allungata e diventava difficile poi creare certe situazioni. Solo in qualche mischia potevamo pareggiarla e ci abbiamo sperato fino alla fine. Comunque, in ogni caso, una prestazione che lascia ben sperare per il futuro, no? Ma noi sì, ripeto, noi per un'ora abbiamo fatto, secondo me, bene, abbiamo fatto una buona partita. E, ripeto, è chiaro che era una partita che chi faceva gol per prima si molto probabilmente la vinceva. E hanno fatto gol prima loro e quindi così alla fine è stato, insomma.